Sofía, acá abajo, por favor. Señora, Sofía. Señora Sofía. Sofía, por favor, acá. Señora Loren, en nombre de la prensa, tanto extranjera como argentina, le damos la bienvenida y deseamos que tenga una muy buena estadía aquí en Mar del Plata, en esta bella Mar del Plata. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Los realizadores actuales, tanto actrices, actores, directores, tendrán, y en este sentido, ¿qué piensa usted? La misma trayectoria que tuvieron aquellos grandes intérpretes de la época del neorrealismo, con Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, la Loren, la Lolo, la Mangano, Marcelo Mastroianni y tantos otros que recordamos. Es tutta una serie del cinema, comunque io quando De Sica faceva i film a Rossellini del neorealismo, io avevo 9 anni e stavo con Suoni nella mia città. Quando De Sica si è questa pellicola io tenia 9 anni. No, stavo a Pozzuoli, avevo 8 anni. Perdon, 8, stavo in Pozzuoli. Comunque io più tardi, verso il 52, sono arrivata a Roma e naturalmente io conoscevo De Sica perché il cinema è stata sempre veramente la mia passione. Di qualche modo lo è sentito oggi che a Roma già conosceva De Sica e il cinema è sempre una mia passione. E poi man mano che io sono rimasta a Roma ho cominciato a conoscere dei registi, tra cui De Sica, il mio grande maestro, che poi abbiamo fatto con lui, io ho fatto con lui, non so, 12, 14, 16 film della mia vita, la maggior parte dei film li ho fatti con Mastroianni, altri senza Mastroianni, e sono stati veramente un grande scoop per la mia carriera. Io sono l'ultima arrivata nella graduatoria delle attrici che lei ha menzionato. Io sono la più giovane. L'attrice che menzionò, io sono la ultima, diciamo. Una piccola vanità femminile. Che è la vanità femminile. Sempre con molto senso di umore, naturalmente. Perché ti dà la possibilità di, prima cosa, di parlare inglese bene, di cominciare a parlare e recitare in inglese bene. E poi di avere la possibilità di lavorare con tanti di quegli attori che sono veramente, per me, erano veramente un sogno della mia vita, di lavorare con loro. Con un attore che, diciamo, per me era il sogno di vita, per me è stata veramente una grandissima scuola che auguro che tutte le attrici giovani facciano. E la storia della sua vita, della sua famiglia, per me è molto difficile perché la mia vita cinematografica, da quando ho cominciato a fare delle cose importanti nella mia vita. Molto difficile perché desde che io ho iniziato a fare cose importanti nella mia vita. È stato veramente con Marcello Mastroianni. Ho iniziato con lui le cose le più importanti. Ha sido con Marcello Mastroianni, empecé con él las cosas más importantes.
e ho continuato con lui facendo i film forse più belli della mia vita con De Sica. Y después seguí haciendo a lo mejor las películas más lindas de mi vida con De Sica. Pasando por Héctor Scola con La Giornata Particular. Luego con Héctor Scola con Un Día Muy Particular. Era per me il